Saluti ai nostri telespettatori. Nuova puntata di tema. Ospite dello studio di Teleacras, il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. La presenza del sindaco Zambuto a Teleacras e l'odierna puntata di tema coincidono contestualmente con un evento particolarmente atteso dalla cittadinanza agrigentina, ossia la presentazione delle prescrizioni esecutive al piano regolatore generale. È un evento che sancisce la conclusione della fase progettuale dello strumento urbanistico della città di Agrigento e sancisce altrettanto l'avvio della fase concretizzante, materializzante, le aspettative insite nello stesso piano regolatore generale della città. Dopo più di 16 anni, perché eh, la, le direttive al nuovo piano regolatore generale furono date nel 1996, e poi l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale fu nel 2007 e l'approvazione da parte del CRU, dell'organismo tecnico regionale, è stata alla fine del dicembre del 2009. Dicevo quindi dopo circa 16 anni finalmente andiamo a completare un lavoro assolutamente faticoso, ma significativo, che segna eh, la svolta anche sul piano urbanistico e segna la prospettiva di questa città, anche e soprattutto su un piano economico. Infatti sono, state 5, eh, 5, sono stati presentati cinque piani esecutivi che riguardano la zona a nord della città di Agrigento, quindi San Giusippuzzo, eh, diciamo Fontanelle, eh, individuata come zona eh, a vocazione direzionale. Eh, la zona a sud, eh, individuando nella zona a sud la zona, dei Cannatello, la zona del Cannatello, quindi tutto il viale Cannatello, la zona del villaggio Mosè, la zona del eh, Riviera diciamo, delle Dune, dando a queste, eh, a queste aree una destinazione che è di tipo commerciale di tipo commerciale e residenziale da un lato e dall'altro e di tipo uh, di, uh, ricettivo turistico uh, dall'altro ancora. Ecco, uh, diciamo che è un lavoro assolutamente lungo che in questi anni ha visto la partecipazione veramente da parte di tutta la città, degli operatori economici, delle, delle categorie, degli ordini professionali, che è, che è intervenuta in un uh, ambito urbanistico di una città che eh, nel frattempo è cresciuta, o meglio, eh, diciamo che si è andata a fare un lavoro assolutamente difficile e faticoso, eh, riuscendo e cercando di dare un'anima, un senso, una prospettiva, soprattutto una linea armonica e di strategia d'insieme a una città che nel frattempo, dall'ultimo piano regolatore generale, cioè dal piano regolatore generale del 79, era cresciuta. In Maniera disomogenea, disorganica, anche eh, per tanti versi spontanea, e soprattutto eh, a fronte di quelle direttive che erano state date col piano regolatore generale del 79, e cioè di una città che secondo quel piano doveva crescere a nord, invece la città scelse di sua sponda di, di volere crescere a sud. Eh, e allora questo piano regolatore generale che ha dovuto intervenire per rendere tutto più armonico. È riuscire, diciamo, a ricucire un tessuto urbanistico che nel frattempo era cresciuto ed era cresciuto anche in maniera, diciamo, eh, disorganica. Per cui il lavoro assolutamente difficile che è stato fatto in questi anni è stato quello di riuscire a rendere tutto più omogeneo, armonico, riuscendo e cercando di dare a ogni area della nostra città quindi una sua vocazione. E allora. Si è voluto ridare, si è voluto dare eh, la vocazione appunto così come gli agrigendini avevano voluto negli anni eh, precedenti spontaneamente di crescere a sud, si è voluto dare all'area appunto del villaggio Mosè, l'area a sud della città, diciamo, eh, quella vocazione di tipo commerciale da un lato e residenziale dall'altro si è voluto finalmente dare all'area delle dune, all'area quindi di San Leone, la direzione di, e la vocazione turistico-ricettiva, finalmente, e allora è chiaro che con l'applicazione finalmente di questi piani andremo a dare... Uno, una, una boccata d'ossigeno significativa andremo a sbloccare anche l'economia cittadina. Eh, a questi piani, finalmente all'attuazione di questo piano regolatore generale, sono legate tante aspettative su un piano economico, su un piano di crescita. Eh, della nostra città e quindi finalmente dopo anni di duro lavoro che eh, andiamo a segnare una pagina nuova della nostra città di questo sono molto contento anche perché significa aprire una nuova stagione su un piano eh, economico e su un piano di rilancio della nostra economia ecco spieghiamo meglio perché sindaco di agrigento Marco Zambuto perché Fino ad oggi vi sono state tante richieste di concessione, di autorizzazione a costruire, a edificare, a investire nel territorio che sono state pregiudicate dalla mancanza delle prescrizioni esecutive. Adesso invece intervenendo le stesse prescrizioni sarà tutto più facile. In questo senso si sblocca la macchina dell'edilizia. Assolutamente sì. E soprattutto con un principio che si è voluto venisse... Eh, sancito e venisse sigillato proprio da queste prescrizioni e cioè con il sistema della perequazione da un lato e della eh, riunione da parte dei privati in una sorta di consorzio eh, per riuscire all'interno di un'area a realizzare e le opere di urbanizzazione e i servizi e quindi riuscire attraverso il sistema di perequazione, anche a valorizzare le stesse, eh, diciamo, pri le stesse proprietà uh, private che vi sono in un sistema che però deve riuscire a uh, garantire un'armonicità e soprattutto deve riuscire a, uh, a rendere al meglio eh, il servizio e soprattutto anche sul piano eh, dei servizi e la città riuscire a, ad essere inteso nella maniera più significativa e soprattutto più funzionale possibile. Ed è proprio eh, per questo che andremo a, segnale, a segnare una pagina nuova di sbocco e di sblocco dell'economia dell cittadina attraverso questi nuovi piani che, quindi, saranno ormai immediatamente portati in Consiglio Comunale per la loro, per la loro approvazione. In questi mesi, soprattutto il, è stato fatto il lavoro faticoso da parte dell'Ufficio che ha recepito tutte le osservazioni che nel frattempo erano eh, pervenute da parte del CRU. Per cui, diciamo che eh, con l'approvazione definitiva del CRU. Dalla fine del dicembre del 2009 e sono state messe poi su, su carta appunto tutte pedissequamente le osservazioni e i vincoli che erano stati appunto, stabiliti, riuscendo finalmente oggi a dare una carta che vuole essere la più chiara possibile eh, per la crescita e lo sviluppo del territorio. Per cui io ritengo che proprio su un piano economico andiamo a segnare una pagina significativa di svolta di cui questa città ha enormemente bisogno. Ecco, in riferimento a tale cammino che vi intraprendete a sostenere, nel senso della svolta urbanistica e quindi conseguentemente anche economica del territorio. Intendete potenziare l'ufficio preposto, l'ufficio tecnico comunale, oppure, così come è strutturato adesso, funziona bene nel senso che è capace di metabolizzare e smaltire le tantissime sicuramente aspettative urbanistiche edilizie legate a concessioni e autorizzazioni che insistono sullo stesso ufficio? Allora, io voglio sottolineare come. Eh, da tempo eh, noi abbiamo istituito un ufficio che è stato l'ufficio piano che quindi oggi eh, viene eh, potenziato nel senso che ci sono funzionari che si dedicheranno, così come si sono dedicati in questi mesi, solamente a questo, um, eh, a questo compito. E in questo senso, eh, avendo ecco, un chiaro eh, quadro eh, di azione e di attuazione di questi piani, eh, io ritengo che eh, dovremo eh, razionalizzare e sicuramente migliorare la macchina del, dell'ufficio tecnico comunale, ma in questo senso eh, proprio stiamo lavorando su una riorganizzazione degli uffici che quindi preveda un potenziamento e una migliore eh, funzionalità dell'ufficio stesso in modo tale da poter dare risposte immediate alle domande, alle concessioni, alle richieste, alle autorizzazioni che verranno da parte dei cittadini. Eh, questa... Eh, Modifica della struttura comunale è proprio in corso, dovremo avere nei prossimi giorni un incontro con le organizzazioni sindacali eh, proprio per riuscire a dare un quadro completo di una macchina amministrativa che si organizza soprattutto in ragione di quelle che sono oh, oh, ormai eh, i tagli che vengono compiuti dal governo nazionale, dal governo regionale, rispetto, al, eh, rispetto ai quali tagli occorre organizzarsi, così come abbiamo fatto in questi anni, per, eh, in una logica diciamo, di puro federalismo, per cui chi è in grado di camminare con le proprie gambe va avanti. E vi devo dire che in questi anni assolutamente difficili in cui eh, noi partivamo da condizioni proibitive, eh, siamo riusciti non solo a tenere il passo, eh, ma eh, siamo riusciti anche a, ad andare avanti nonostante i tagli che si, sono stati compiuti dai governi nazionali. Ecco, in conclusione rispetto all'argomento... Il riferimento è sempre l'amministrazione comunale, il comune e l'ufficio tecnico. Il gruppo progettista, invece, ha esaurito storicamente il suo compito? Sostanzialmente, sostanzialmente sì, ehm, però il compito diciamo, verrà eh, diciamo, esaurito completamente dopo l'approvazione da parte del, del consiglio comunale, appunto, del, eh, delle stesse prescrizioni esecutive. Il tessuto. Adesso stradale della città. Eh, durante la campagna elettorale scorsa delle amministrative nel 2012 è stata annunciata dal sindaco Marco Zambuto la necessità di aderire, sostenere un bando, un appalto per la manutenzione straordinaria del tessuto stradale cittadino, particolarmente martoriato, anche perché non più oggetto di manutenzione purtroppo da anni. Ecco, adesso... Si è prossimi ad un'altra svolta oltre al PRG anche in riferimento all'inizio delle opere di recupero del manto stradale cittadino. È proprio così, è, è veramente non sapete quante eh, telefonate, quante sollecitazioni. Eh, agli uffici competenti, e quanto sia veramente ogni giorno una fatica scontrarsi con la burocrazia, scontrarsi con eh, tante procedure che sono state nel tempo messe da parte dei governi, soprattutto dal governo nazionale, e che rendono eh, procedure eh, che hai già messo in atto nel tempo, perché prima abbiamo fatto i progetti. Eh, sono stati autorizzati, sono stati approvati, abbiamo avuto i finanziamenti. Noi su questa vicenda del, dei 6 milioni di euro delle strade, la gara è stata fatta nello scorso mese di giugno, di luglio, è stata giudicata nello scorso mese di agosto. Sì. Ebbene, sapete voi che dallo scorso mese di agosto... E perché poi giustamente devi chiedere i documenti alle ditte che sono aggiudicatarie del, eh, dell'appalto, quindi tutte le documentazioni dal punto, dal punto di vista eh, del rispetto delle norme previdenziali, quindi dei contributi che pagano, i cosiddetti TURC eh, sì. delle, delle imprese, regolarità la regolarità contributiva da un lato, oltre alle richieste. Eh, che devi avere da parte della prefettura uh, sulla uh, eh, diciamo, antimafiosità delle ditte che partecipano e che sono giudicatarie. Ebbene, oltre a tutte queste eh, richieste che comunque ti richiedono del tempo, l'ultima novità che è stata introdotta dal governo Monti e che è veramente ammesso, uh, ha bloccato, non soltanto a noi in questa circostanza, ma ha bloccato un paese intero, è stata quella della cosiddetta firma digitale per eh, il contratto. Cioè praticamente le pubbliche amministrazioni devono dotarsi eh, della cosiddetta firma digitale per firmare il contratto. Siccome questa gara d'appalto è stata fatta dal Provveditorato Opere Pubbliche, si trattava di eh, quindi nella convenzione che noi abbiamo fatto, il Provveditorato Opere Pubbliche, che è un organo dello Stato a livello con sede a Palermo, ma è un organo dello Stato, doveva dotarsi di questa firma digitale. Ebbene, voi dovete sapere che fino ad oggi non si è dotata di questa firma digitale a seguito di continui eh, mie sollecitazioni, chiamate, ho detto dico ma guardate che non è possibile, non è possibile fare perdere tutto questo tempo. Alla fine si è convenuti nel superare questo eh, diciamo, obbligo, obbligo di legge eh, caricando la ditta, l'impresa giudicataria del, dell'appalto a caricarsi gli oneri quindi della firma del contratto presso un notaio, eh, operazione che verrà Ormai nei prossimi giorni, conto proprio nella prossima settimana, e che finalmente concluderà questa fase della firma del contratto e consentirà di poter iniziare finalmente i lavori eh, e le opere per le quali ormai da più di un anno, perché io, dovete sapere, questa vicenda eh, già alla fine del eh, 2011, eh, noi avevamo approvato eh, tutti i progetti, erano stati approvati anche a Palermo da parte del Proveditorato Opere Pubbliche. Poi le lungaggini burocratiche, il cosiddetto patto di stabilità, che oggi è diventato come dire, un termine e soprattutto una locuzione a livello nazionale eh, molto usata e che eh, esce fuori da, da tanti eh, notiziari o trasmissioni che, e che ha condizionato pesantemente la pubblica amministrazione. Per cui tu, e in questo caso per esempio lo Stato che aveva finanziato queste opere, che aveva finanziato questi progetti, però praticamente non esce i soldi materialmente e quindi aspetta magari di poter caricare queste somme nell'anno solare successivo nell'esercizio quindi finanziario successivo affinché non vengano calcolate come patto di stabilità nell'esercizio eh, solare in corso. in corso. E tutte queste complicazioni di ordine burocratico che io comprendo che poi il cittadino non sa, non conosce e si domanda ma scusami, ma se tu hai detto questa cosa un anno fa i progetti, sì. hai detto che era questo, com'è che ancora oggi non è iniziato? Allora, ogni giorno noi ogni giorno io, a dovere eh, sollecitare eh, eh, lo Stato, eh, eh, lo Stato perché. E faccia partire invece immediatamente dia il finanziamento perché si possano spendere immediatamente questi soldi e su questo dopo enormi fatiche ci siamo riusciti a dire mettete i soldi subito a disposizione perché si possano immediatamente iniziare i lavori e dopo di questo allora invece a dover lavorare per superare il problema della firma digitale cioè che io veramente viene da, da, da rompersi la testa a comprendere quanti problemi di ordine burocratico vi siano per una pubblica amministrazione per poter fare diventare eh, cosa concreta eh, un progetto, una iniziativa, un'opera però devo dire che ora finalmente ci siamo ora eh, con l'arrivo dell'avvento della primavera contiamo ecco, anche con il bel tempo ho tenuto conto che anche abbiamo avuto sei mesi di piogge continue sì che hanno messo a dura prova è chiaro la tenuta eh, la tenuta stradale la tenuta delle nostre, eh, delle nostre della nostra città l'hanno messa a dura prova e quindi anche la tenuta del mando stradale contiamo con ecco l'arrivo ormai della primavera di riuscire finalmente a partire eh, e riuscire a realizzare queste opere importanti inoltre vi devo dire che i problemi di natura economica che ci sono stati che chiaramente riguardano non soltanto che quando riguardano un'economia territoriale, riguardano anche eh, quelle ditte che, fanno, uh, che hanno i cosiddetti impianti che producono appunto che producono il materiale, sì, il, bitume, il, bitume. Che producono il bitume e che non avendo tante richieste, tante commissioni eh, per i tempi che viviamo da un punto di vista economico, non da un lato perché non hanno tante commissioni, dall'altro perché il tempo eh, di sei mesi di piogge quasi ogni giorno no, ha fatto sì che quando loro eh, accendono l'impianto per, per fare il bitume, per loro rappresenta chiaramente un costo, per cui se piove non, eh, non accendono, se non hanno grandi commissioni non gli conviene neanche, quindi aspettano di avere... Un tot di commissioni da parte anche di, di enti locali e tutti i comuni sono combinati in questa maniera. Per cui diventa, è diventato tutto molto difficile in questi mesi riuscire dice, a rattoppare, a riuscire a coprire qualche buca perché c'è perché tutte queste difficoltà alle spalle che eh, poi vengono fuori e si evidenziano nella buca. Che ti fa maledire il sindaco, ti fa maledire l'amministrazione comunale, ma non sapete quello che c'è dietro e quante preoccupazioni, quante sollecitazioni, quante chiamate all'impianto ogni mattina per sapere ma aprite oggi o non aprite, siete in funzione o non siete in funzione, allora se mandiamo un, un camion nostro eh, ci date la, il, il materiale, il bitume per andare. Ebbene, questi mesi sono stati caratterizzati anche di questo tram-tram quotidiano. Vi di devo dire assolutamente pesante e faticoso, però rispetto al quale non abbiamo mai smesso eh, di seguire con la via maestra, la direzione maestra, che oggi è quella finalmente di firmare questo contratto e riuscire a, 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 ad asfaltare gran parte del tessuto viario cittadino. Ecco. Gran parte del tessuto viario cittadino, il contratto che si riferisce al progetto. Lei, sindaco di Agrigento, conosce sicuramente il progetto. Ecco, si tratta di un progetto di intervento a largo raggio, a 360 gradi, l'intera città, oppure gran parte, un po' come è stato all'epoca della visita del Papa, nel maggio no. del 1993? Allora, eh, posso dire che verranno, oh, proprio il progetto riguarda per grandi linee, tutto il quartiere di Fontanella, eh, tutto il quartiere di eh, Agrigento a nord, quindi il quadrivio Spina Santa, Agrigento Bassa. Eh, chiaramente andremo anche a intervenire su Rattoppi, al centro città, per poi andare eh, riguardo le strade eh, interpoderali di Giardina Gallotti e di Montaperto. Che sono ogni giorno utilizzate da parte dei nostri concittadini che vanno a lavorare lì i campi. E poi riguarderà la zona del villaggio Mosei, quindi tutta la zona che parte dal viale, viale dei Fiumi e tutte queste arterie che nel frattempo sono, sono cresciute cioè si edificavano le case però non si facevano le opere di urbanizzazione perché il problema che poi abbiamo su Viale dei Fiumi è sostanzialmente questo nonostante i cittadini pagassero gli oneri di urbanizzazione però non si facevano le opere di urbanizzazione e trovandoci noi in una condizione in cui eravamo sul piano economico in pre-dissesto non avevamo e non abbiamo avuto fondi altri fondi extra per poter intervenire nel eh, fare queste opere di urbanizzazione, allora eh, la, il primo intervento significativo e serio eh, parte con queste opere che quindi andranno a riguardare diciamo, tutta questa zona eh, a sud che è cresciuta nella città. Inoltre voglio anche dire eh, un fatto anche importante, e cioè che proprio giorno eh, il 2 di aprile eh, si riunirà la commissione che ha invece ad oggetto il contratto di quartiere di Villaseta-Monserrato. Contratto di quartiere di Villaseta-Monserrato, che anche questo dopo tanti anni di difficoltà era stata questa una vicenda bloccata, da un, prima da un punto di vista giudiziario, eh, e che ha comportato tutta una trafila su un piano burocratico per il superamento di problemi significativi che vi erano. Ebbene, giorno 2 abbiamo un incontro, eh, una riunione importante che spero possa segnare anche lì lo sblocco definitivo di questa vicenda. Che comporterà sui quartieri di Villa Seta e Monserrato un intervento di circa 6 milioni di euro eh, per il completamento di tutte le opere di urbanizzazione e servizi nei confronti di questo territorio. Perché, infatti, quando noi abbiamo. Eh, approvato il progetto sulle strade, sui 6 milioni delle strade, quindi indirizzandolo su da un lato Agrigento nord dall'altro lato Agrigento diciamo, a sud, Villaggio Mosè. Non avevamo dimenticato Villa Seta e Monserrato, anzi, su Villa Seta e Monserrato stavamo lavorando sullo sbloccare il, il progetto quello di riqualificazione. E vi devo dire finalmente, ecco anche lì dopo tanti problemi, perché. Io mi rendo conto, dall'esperienza di questi anni, veramente il problema del nostro paese, dell'Italia, è stato un'eccessiva burocratizzazione di, di procedure, di competenze, tanti enti, dove giust giustamente o meno giustamente ogni ente intende mettere e dire la propria parola, eh, e quindi si aspettano i tanti pareri dei diversi enti, per cui per riuscire, eh, anche tutte queste diciamo, eh, procedure eh, messe nel tempo anche a garanzia per la trasparenza per il controllo che però poi ti fanno perdere e ti fanno pagare un prezzo enorme sul piano della eh, resa del servizio perché è chiaro che eh, tu per riuscire a sbloccare questa vicenda del, eh, del piano eh, del delle strade praticamente eh, riusciamo finalmente ora dopo eh, due anni quasi eh, se non di più eh, in cui noi già eravamo pronti a poter partire dal, da, da due anni addietro così come per non parlare del progetto quello sulla eh, vicenda della riqualificazione Villa Seta e Monzerrato che è un progetto addirittura partito nel 2004 poi le vicende che, che ha avuto sul piano giudiziario i, i grandi problemi che ci sono, che ci sono stati Ecco, difficoltà quindi finanziarie e difficoltà burocratiche, lo spettro del patto di stabilità. Ecco, la puntata di tema odierna coincide anche con un'altra occasione, che è stata la manifestazione nazionale a Roma dell'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni, a cui ha partecipato anche il comune di Agrigento, per sbloccare, e si è riusciti soltanto in parte nell'obiettivo... I debiti verso le pubbliche amministrazioni e soprattutto consentire ai comuni di sforare il patto di stabilità. Ecco, a seguito della manifestazione degli esiti che ha sortito la stessa iniziativa del Lanci, si intravedono degli spirai finanziari positivi anche per il comune di Agrigento o no? Ah, i, I segnali che sono venuti fuori a seguito di questo incontro che c'è stato a Roma, diciamo che sono. Positivi, se consideriamo la rigidità di posizioni assunte fino a qualche giorno fa, eh, rigidità di posizioni che ci ha portato negli ultimi anni e soprattutto nell'anno 2012 ad una condizione da un punto di vista finanziario assolutamente eh, difficile e drammatica, perché i tagli eh, sono stati eh, esagerati. Eh, se consideriamo eh, che eh, il comune di Agrigento aveva un trasferimento di 15 milioni di euro da parte dello Stato e nel 2012 ha avuto un trasferimento solo di 5 milioni di euro, potete benissimo comprendere che, di che cosa parliamo. Cioè, del fatto che noi abbiamo avuto due terzi di un trasferimento in meno. Per cui, quando lo Stato ai comuni. Fa questo tipo di, az di azione, cioè che ti toglie il trasferimento, allora ti mette i comuni prima di tutto in una posizione eh, di sovraesposizione rispetto al territorio, eh, dove il comune se è in grado di reggere e di resistere deve riuscire prima di tutto a capire quali servizi deve riuscire ad ancora tenere, a tenere, eh, quali deve riuscire a mantenere, quali deve riuscire a riorganizzare. È chiaro che quando ti mancano questi trasferimenti, ti mancano tanti servizi alla città. Questo significa eh, in una ottica complessiva di stato eh, fare pagare ai più deboli, in questo caso i comuni sono i più deboli eh, eh, e sono coloro i quali danno i maggiori servizi ai cittadini fare pagare un costo altissimo che è stato il costo che in questi anni abbiamo pagato io dieci giorni fa eravamo sempre a Roma nella sede del Lanci vi devo dire che c'erano 30 sindaci nell'ufficio di presidenza eh, delle città eh, più rappresentative del nostro paese quindi con sindaci eh, di città più o meno grandi eh, ma vi devo dire che mi sembrava che ognuno di questi raccontasse la storia o raccontasse la vita che ogni giorno io mi trovo a vivere nella mia città: con difficoltà nel riuscire a fare pagamenti, con difficoltà nel riuscire a dare servizi, con difficoltà enormi nel riuscire a dare risposte e dall'altro lato con una città, con dei cittadini che oggi riconoscono, oggi più che mai, il sindaco, il comune, come il centro e come il punto di riferimento dello Stato, cioè la presenza dello Stato, e a fronte di questo la impossibilità di poter dare risposte immediate, risposte significative. E allora, questo incontro, infatti, che abbiamo avuto qualche settimana fa e che poi ha portato alla manifestazione di giovedì scorso, è che è stato, ecco, una... Una sorta di ultimatum al governo e allo Stato per dire guardate che noi qui non ce la facciamo più, guardate che non ci potete fare fare più questi sacrifici, non ci potete sovraesporre più nei confronti dei cittadini, guardate che non siamo più nelle condizioni di poter tenere. Perché qui il rischio grosso è quello di una comunità che non tenga più e noi siamo stati qui a pagare un costo altissimo anche in termini di popolarità, in termini di odiosità eh, per eh, un aumento che vi è stato necessario delle, 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 aliquote. Eh, delle aliquote e delle, delle imposte. Tutto questo per riuscire ancora a tenere, a tenere insieme una, una comunità. E allora io ritengo che noi abbiamo fatto un percorso straordinario in questi anni ma veramente straordinario partendo da condizioni drammatiche su un piano finanziario di debiti siamo riusciti veramente a quasi del tutto annullare la nostra situazione debitoria a fronte, mentre nel frattempo ci venivano tagliati i trasferimenti questo ci ha portato a in una condizione di difficoltà, perché mentre tu paghi i debiti ti levano pure i trasferimenti, significa che rischi di rimanere strangolato, rischi di rimanere affogato. Ebbene, siamo riusciti a tenere questo nostro grido di allarme, l'abbiamo portato a Roma, i segnali che giungono, eh, spero che, di, di un allentamento del patto di stabilità nei confronti dei comuni, eh, conto e eh, spero veramente che si traducano in atti. E ci mettono nelle condizioni di poter tirare eh, un sospiro di sollievo e soprattutto dare eh, un impulso sulla crescita sulla, eh, e, sullo sviluppo, e sullo sviluppo economico della nostra città. Ecco, Sindaco Zambuto, in riferimento a tutto ciò, ai costi che gravano sul comune, agli impegni, la legge appena approvata dall'Assemblea regionale che abolisce le province. Lei come la interpreta? Una occasione per i comuni oppure una circostanza che aggrava ancora di più le condizioni dei comuni? Perché se non erro, tante competenze e anche tanti enti, ad esempio ho ascoltato il deputato Cascio che si chiedeva e chiedeva l'Istituto Toscanini di Ribera che adesso... Non essendovi più la provincia, prossimamente da chi sarà caricato, dal comune di Ribera da chi? Ecco, l'abolizione delle province è un'occasione positiva per i comuni oppure significa una circostanza di ulteriore aggravio di responsabilità, anche di carattere finanziario? Io penso, io penso che sia una grande occasione, eh, veramente, per avere una strategia eh, unica. In un territorio ed è, rappresenta una grande occasione di crescita uh, della, nostra terra, della nostra terra di Sicilia. Dico questo perché le province si sono rivelate: con tutto il rispetto nei confronti degli uomini. Eh, ma si sono rivelate solamente occasioni di potere, eh, momenti solamente di occupazione di potere, eh, senza eh, che eh, i cittadini hanno visto un beneficio o un, un effetto diretto della loro, della loro presenza. Forse anche per il fatto che in questi anni, ecco, eh, ma soprattutto a mio modo di vedere, dobbiamo eh, considerare questa vicenda in questo momento storico che è un momento storico di tagli, che è un momento storico in cui bisogna riorganizzare e razionalizzare la pubblica amministrazione, in un tempo in cui... Eh, vi erano i fondi e le risorse economiche, allora io potevo anche pensare ecco, eh, sul significato e sull'esistenza delle province. Ma oggi che siamo in un tempo economico in cui i comuni non riescono a dare servizi essenziali da un lato e dall'altro invece abbiamo organi come le province che non hanno un, un, un contatto diretto con la gente, cioè la gente eh, non va alla provincia per avere un servizio diretto, non sa che cosa sia la provincia o meglio non sa che cosa faccia. Io penso che dentro la provincia ci siano risorse, energie, lavoratori, funzionari assolutamente eh, qualificati e che invece potranno dare un contributo importante nei vari comuni, nei, nei settori dei comuni, nel, nel, nei settori tecnici, nei settori amministrativi. Potranno dare un, un contributo enorme, ma soprattutto il fatto che si dia ai comuni questo ruolo significa che finalmente vi è una strategia unitaria di un territorio. Oggi le province hanno rappresentato un altro fatto di potere che poi è stato rispetto al territorio quasi eh, sovraordinato eh, senza, che al territor senza che dal territorio partisse una... Um, o, o che si coordinasse con il territorio per una strategia di sviluppo, di sviluppo economico, di sviluppo turistico, di sviluppo, eh, cioè non c'è stato un ruolo politico significativo di questo ente che diciamo ha, si è potuto fare carico dei problemi e dell'emergenza di questo territorio. Quindi, in termini se... più semplici, le risorse destinate alle province saranno trasferite no, ai comuni? Le risorse, questo fatto... è una condizione sine qua non? Questo è il fatto che eh, le province vengano sostituite. Da consorzi che sono formati dai comuni. Quindi fanno parte i comuni. I comuni nella loro strategia complessiva decidono il futuro del proprio territorio e lo decidono non solo in un ambito comunale, ma anche in un ambito sovracomunale Intercomunale. In, in, di, in raccordo con gli altri comuni significa disegnare insieme una strategia di un territorio. E voglio fare anche un'altra riflessione: noi in questi anni, ai grandi problemi che abbiamo avuto, non dobbiamo dimenticarci che abbiamo avuto anche i problemi dei rifiuti da un lato e dell'acqua e del sistema idrico dall'altro lato, che sono stati governati da altri enti a loro volta, cioè abbiamo avuto anni, eh, proprio in questi ultimi 5-6 anni, assolutamente difficili, perché tu, sindaco della tua città, eh, eletto direttamente dalla gente, che quindi riversa in te eh, tutte le aspettative sul piano del governo del territorio, poi però non hai tu la competenza sull'acqua perché c'è un altro organismo, sul, sui rifiuti perché c'è un altro organismo ancora, sulle province c'è un altro organismo ancora. Tutto questo ti rende tutto impossibile da poter governare insieme. In questi anni la grande battaglia anche che abbiamo fatto è stata quella di fare ritornare per esempio ai comuni il servizio dei rifiuti e con enormi difficoltà che finalmente ora stiamo riuscendo a governare una vicenda che era diventata ingovernabile sul piano economico e sul piano dei servizi, e tutto questo, cioè il fatto anche del ritorno ai comuni di questo servizio, o meglio, il fatto che sui rifiuti la vicenda idrica possa essere, rientrare anche tra le competenze di questi nuovi consorsi in cui i comuni hanno un ruolo centrale, rappresenta sicuramente un modo più organico per poter eh, governare eh, le cose, poter governare le emergenze, poter governare i processi, perché il problema sostanzialmente anche in questi anni, oltre che su un piano di spreco economico, è stato anche quello di una mancanza di una strategia comune, perché vi era un ente sui rifiuti che faceva e seguiva un suo percorso, un altro ente su, eh, sull'acqua che seguiva un altro suo tipo di percorso, un ente territoriale provincia che seguiva eh, un'altra sua direzione e in tutto questo poi i comuni che dovevano subire o andare a rincorrere sostanzialmente eh, le varie iniziative che venivano fatte dagli uni o dagli altri, con un, con un grande dispendio di energie economiche, di sacrifici e poi con una mancanza di risultati, perché se avessero queste cose portato beneficio al territorio, allora io capisco, dico, vabbè, ne vale però cioè, ne valeva Invece. la pena, vi era un risultato al territorio. Questi sono stati solamente problemi ulteriori. Per cui in questi anni, la, oltre a noi a dover governare le emergenze, Abbiamo fatto grandi battaglie perché per esempio i rifiuti tornassero a noi e finalmente oggi con enormi difficoltà, nonostante ora, e questo è stato anche un tema che a livello nazionale stiamo affrontando con l'Anci, c'è il problema della cosiddetta TARES, cioè che sarebbe la tassa sul pagamento della, della, raccolta. della raccolta dei rifiuti, che ancora il governo non ha, non ha regolamentato. E noi appunto in sede di Ancia a livello nazionale abbiamo chiesto e stiamo chiedendo: cioè quali regole intendi darci nella regolamentazione di questa imposta? E perché dobbiamo capire come dobbiamo eh, certo, eh, organizzarci, eh, do, come dobbiamo organizzarci, perché questo rischia questa mancata oggi regolamentazione eh, di questo tributo. Rischia di fare saltare in tutta Italia, in tutto il sistema Italia eh, il problema dei rifiuti. E questa vi devo dire che è stata ed è una delle vicende che, a livello di ufficio di presidenza del Lanci, a livello nazionale abbiamo trattato e stiamo trattando. Però, però, e siamo quindi in una fase eh, significativa, importante, di governo delle emergenze, ma anche di riorganizzazione, chiaramente, del sistema. In questo senso. Eh, la nuova organizzazione a livello provinciale che vede i comuni avere un ruolo finalmente eh, diretto, un ruolo di governo del territorio senza altre sovrastrutture, rappresenta un modo importante anche per assumersi le proprie responsabilità. Perché noi ormai noi abbiamo vissuto e viviamo in un paese in cui praticamente tu voti il sindaco, sì. Però poi a questo sindaco sostanzialmente non ha le competenze sui rifiuti, non ha le competenze sull'acqua, non ha eh, le competenze su, su altre competenze che vengono date, per esempio, alla provincia. Ma allora. Tu, però, lo chiedi al sindaco tutti questi servizi. Allora, hai le mani legate eh, dal patto di stabilità? Hai le mani legate sul piano del patto di stabilità. Ma allora <ride> eh, cosa, cosa eh, giustamente i cittadini non sanno a chi rivolgersi o rispetto a tutti questi problemi? Eh, lamentano poi una? Mancanza e una, una lontananza rispetto allo Stato e rispetto alle istituzioni. Questi anni vi devo dire che la battaglia che abbiamo fatto anche a livello nazionale dentro Lanci da un lato, e a livello regionale sulla vicenda dei rifiuti, tutta una battaglia che eh, ritengo noi abbiamo dato un contributo significativo, ha fatto sì che finalmente le cose si stanno riorganizzando con enormi sacrifici, però eh, finalmente si stanno, si stanno riorganizzando. Ancora la città di Agrigento, ancora progetti, il piano regolatore, le strade, adesso altre due iniziative particolarmente attese: la rete idrica e la rete fognaria. La rete idrica vi è già un finanziamento di 25 milioni di euro, 50 miliardi delle vecchie lire risalenti al governo lombardo. Sì. Ecco, da allora. Ciò che è accaduto, dove sono questi 25 milioni di euro per la rete idrica di Agrigento? Ecco, vedi, eh, io vado orgoglioso del fatto che oltre a, alle cose di cui abbiamo parlato, assolutamente significative e che segnano veramente eh, la tenuta e soprattutto segnano l'amministrazione di, di un territorio, la mia amministrazione è stata quella che in questi anni è riuscita a portare alla nostra città, eh, tra rete idrica e rete fognaria, è riuscita a portare alla nostra città circa 60-70 milioni di euro. I cittadini mi domanderanno perché ancora queste cose non si vedono? Perché non si vedono? Perché ora, sulla, partendo dalla vicenda della rete idrica, il prossimo 27, quindi tra qualche giorno ci sarà una preconferenza eh, sul progetto finalmente esecutivo, quindi siamo proprio all'ultimissima all fase del progetto esecutivo della rete idrica, eh, per l'approvazione appunto dello stesso, dello stesso progetto. Ma voi sapete quanti pareri, quanti enti hanno dovuto esprimersi su questo progetto? Una quindicina di enti, ognuno dei quali ha dovuto mettere una sua uh, prescrizione, una sua indicazione, una sua osservazione. Un suo bastone tra le ruote. Affinché questo progetto ricevesse tutti i pareri e noi, il prossimo 27, siamo nell'ultima preconferenza perché finalmente si abbia uh, il parere esecutivo, il parere definitivo perché possa, questo progetto esecutivo, che è già stato finanziato, possa finalmente partire. Questo lavoro, cioè di seguire pedissequamente, giornalmente, quotidianamente, il percorso di questo progetto tra vari, enti, tra vari enti, più di una quindicina di enti, ha rappresentato anche, vi devo dire, lo, il lavoro che ogni giorno ho dovuto fare chiamando oh, prima a Palermo, poi a un ufficio, poi a un altro. Purtroppo è stato ed è questo, che però eh, finalmente è in questo senso eh, che eh, siamo stati e continuiamo a stare vigili e attenti sul uh, uh, superamento di qualunque intoppo burocratico e di qualunque... Eh, problema che vi possa essere perché finalmente questo possa eh, partire anche questo progetto sulla, sulla rete ID ecco vi è il progetto esecutivo mm. quasi pronto sì, sì. ecco il passo successivo quale sarà il passo successivo sarà quello dell'inizio dell dei lavori ehm, dove eh, il gestore privato in questo caso Girgen Diacque dovrà garantire la Uh, solidità su un piano finanziario dovrà garantire la propria parte, eh, perché vi è da una parte il un finanziamento pubblico, dall'altra parte con partecipazione da parte del privato nella realizzazione di questo, uh, di questo progetto. E a eseguire materialmente le opere? A eseguire materialmente le opere, eh, secondo la legge eh, se il privato è in grado di eh, dare questo. Eh, di partecipare ecco, a questo investimento sarà il privato a fare questo tipo di, di intervento. Altrimenti sarà bandita una gara. Chiaramente, esce. ed è chiaro che il nostro ruolo, anche in questo senso, sarà di grande vigilanza. Sarà di grandissima vigilanza. Ovviamente, se il gestore Poi, privato Girgenti Acque non sarà in grado a sostenere le opere l'indizione di una gara d'appalto comporterà inevitabilmente chiaro. il protrarsi ancora dei termini chiaro. ma è chiaro che per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda la vicenda della rete idrica e soprattutto la vicenda del superamento dell'emergenza idrica in questa città io voglio ricordare che nel 2007 ancora questa città aveva il problema dell'emergenza idrica io sì. ricordo l'estate del 2007, l'estate del 2008, che sono stati estati eh, assolutamente pesanti dal punto di vista proprio della penuria d'acqua, della crisi idrica che vivevamo nella nostra, nella nostra città. Siamo riusciti a risolverle anche lì, grazie a un'azione che abbiamo fatto a Palermo, dove siamo riusciti alla fine, prima sul controllo delle reti, poi a fare cambiare. Mentre noi prendevamo oh, fino al 2008 l'acqua dalla dissalata di gela, siamo riusciti a fare cambiare ecco, la fonte di approvvigionamento facendo arrivare l'acqua non più dalla dissalata di gela ma dal favara di Burgio. Questo ha fatto sì che eh, l'acqua nella nostra città sostanzialmente arrivasse eh, quotidianamente e in quell'occasione che si è visto il problema eh, diciamo, della, della uh, condizione nella quale si trovava la rete idrica, perché l'acqua arrivava però vi erano grosse, grandi eh, perdenze nella, uh, nella rete idrica. E' di lì allora che abbiamo iniziato a lavorare, siamo appunto, nel 2000, siamo appunto nel 2008, che abbiamo cominciato a lavorare per il progetto sulla nuova rete idrica. Che ha avuto un iter che è sotto la conoscenza di tutti gli agrigentini, cioè prima nella realizzazione del progetto, poi nel eh, finanziamento, che non abbiamo avuto da Roma, finalmente l'abbiamo avuto da Palermo, e poi in questi anni il, il progetto che ha dovuto eh, passare tanti eh, passaggi burocratici, fino al prossimo ecco, 27, nella preconferenza che vi sarà. Per l'approvazione del progetto esecutivo e che spero ecco, infatti segni anche lì eh, un ultimo passaggio per dare alla nostra città anche questo servizio significativo. Ecco la sua, Sindaco Zambuto <ride> sotto certi aspetti, anche una nota di merito nei confronti della gestione Girgenti acque. Nel senso, se lei dovesse avvocare a sé, scegliendo tra uno dei due il servizio rifiuti e il servizio idrico. Lei sceglierebbe come ha già scelto ovviamente il servizio rifiuti. Sul servizio idrico invece ha poche motivazioni di lamentela nei confronti del come è stato gestito il servizio idrico dal privato. No, io onestamente se potessi vi devo dire che sceglierei di riprendermi sia il servizio idrico certo. che, il servizio, che il servizio dei rifiuti. Eh, e questo perché eh, e devo dire anche che invece quando tutto era invece in mano al comune io ricordo che sempre vieno le lamentele da parte dei cittadini eh, per l'acqua soprattutto. soprattutto per l'acqua sì. eh, e che eh, diciamo che noi siamo riusciti a fare le battaglie politiche che finalmente sono riusciti a dare l'acqua ma grazie al fatto che noi abbiamo fatto le battaglie politiche a Palermo che quindi siamo riusciti a cambiare le fonti di approvvigionamento con Giorgio Indiacque vi è stato e vi è un rapporto assolutamente eh, diciamo, conflittuale quanto eh, diciamo, comunque da parti, da parti contrapposte io comprendo che un privato deve, come dire, segue una sua linea però fa sempre i conti con un servizio pubblico Dall'altro lato mi rendo anche conto le condizioni nelle quali era la nostra rete idrica, eh, però eh, noi sono state tante le contestazioni o, o le, eh, le eh, obiezioni che abbiamo fatto a Gergenti Acqua, per esempio, voglio dire, e sulle vicende per esempio dell'acqua relativamente oggi eh, al momento in cui si fanno i lavori non vengono eh, ripristinati il manto stradale e quindi tutto questo comporta danni alla, uh, alla città e al territorio quanto è in maggior eh, diciamo per quanto mi riguarda con maggiore pesantezza tutta questa vicenda la vicenda relativa alla situazione eh, diciamo fognaria, alla situazione eh, dei reflui, eh, alla situazione soprattutto relativa alla, uh, um, alla tenuta della uh, rete fognaria soprattutto nella zona di, uh, di San Leone. Dico questo perché, ma, e questo lo dico con convinzione, con consapevolezza eh, e con... Eh, tutta la mia responsabilità, e cioè prima che eh, il comune prima che si cedessero le reti fognarie a, a Girgenti Acque, la situazione dal punto di vista fognario, eh, dal punto di vista della tenuta, eh, ne, so, parliamo appunto delle reti fognarie di San Leone, non aveva manifestato Tutta la, tutta la sua, uh, tutti i limiti che poi ha manifestato negli anni che sono andati dal 2008 in poi. Questo comunque è un dato oggettivo, questo è sì. un dato oggettivo che rimane e che rimane fermo nella mia valutazione. Poi Girgendiacque in vari incontri che ci sono stati ha, fatto, ha evidenziato gli interventi che ha fatto, le ristrutturazioni gli interventi di manutenzione, è sicuro che ci troviamo in una, eh, su una costruzione che è stata fatta di questa rete negli anni passati che è assolutamente singolare, questo non c'è dubbio. Che però, a mio modo di vedere, eh, sulla gestione della stessa rete, ripeto, i problemi si siano manifestati nella loro virulenza, Solamente negli anni in cui eh, questa gestione è stata affidata a Girgenti Acque, questo è stato eh, una delle, eh, delle cose che a me ha fatto molto riflettere in questi, in questi anni. Noi con la mia amministrazione siamo riusciti, perché gli alibi erano eh, quelli di che eh, siccome vi era... La vicenda del depuratore del villaggio Peruzzo, che era una vicenda bloccata da 30 anni, non si potevano fare altri interventi, altri investimenti significativi fino a quando non si sarebbe sbloccata la vicenda del villaggio Peruzzo. E anche lì, assumendoci tante responsabilità, e soprattutto in una terra nella quale, su questa vicenda del, del villaggio Peruzzo, la città si era divisa tra guelfi e ghibellini. E mentre la città si divideva tra guelfi e ghibellini: Passavano gli anni, cresceva, uh, crescevano nel frattempo le urbanizzazioni, soprattutto a San Leone e al villaggio Peruzzo, quindi e mentre si continuava a dividersi e farsi la guerra, mentre la città cresceva, fino a quando poi eh, si è manifestato tutto il limite di una situazione dal punto di vista della depurazione che non poteva tenere più, che manifestava tutta la sua difficoltà nel riuscire a dare eh, il servizio, no? Sì. Perché nel frattempo erano cresciute la, la casa, la densità demografica certo. eh, e quant'altro. Mentre la città ancora si era divisa per più di vent'anni tra Guelfi e Ghibellini. Sì. Ecco, io ho preso in mano questa vicenda mettendo anche attorno a un tavolo anche lì più di 10 enti competenti sì, la con la famosa conferenza dei servizi dicendo a me non interessano nei guelfi nei ghibellini a me interessano risolvere i problemi dentro un sistema di legge che attribuisce delle competenze dentro un sistema di legge che fino a quando è vigente attribuisce ecco, competenze a te che sei sovrintendenza ai beni culturali e che in questo territorio e che in questa area esprimi un parere che è vincolante perché, se dovessi esprimere un parere che è facoltativo, potrei sì. anche farne a meno. Ma se esprimi tu un parere che è vincolante, rispetto al quale io non tengo conto, è chiaro che io poi personalmente devo, farne, devo tenere conto eh, risvolti su un piano giudiziario. Perché esatto. E la sovrintendenza è ha revocato il nulla osta per il villaggio Perucci. La sovrintendenza revocò quel, eh, il nulla osta. Io, in quella sede sostanzialmente eh, in cui. Anche lì vi faccio un grande paradosso, emergere un grande paradosso. Il sindaco nella propria città, su questa vicenda del depuratore del villaggio Peruzzo, sostanzialmente sono intervenuto come, eh, non tanto come una competenza mia diretta, quanto ho dovuto fare ricorso ai poteri eh, che la legge eh, mi riconosce come capo di autorità di sanità pubblica. Quindi, per poter intervenire su un territorio e su un'area che invece diciamo, è sottoposta a un vincolo, eh, che è un'area diciamo, di parco archeologico sulla quale non vi è con la competenza diretta sì. del comune. Quindi, ho dovuto fare il ricorso a quei poteri per convocare alla conferenza di servizi, chiamare tutti e dire: Allora, su questa vicenda, finalmente dobbiamo metterci una parola di chiarezza, e su questa vicenda. Quando ho alla sovrintendenza dei beni culturali ho detto: Noi revochiamo il parere. Ho detto: Voi per le vostre ragioni revocate il parere, ma non, il il ma non possiamo uscircene da questa conferenza dei servizi senza dare una soluzione al problema. Cioè, voi in, in maniera di, eh, corresponsabile dovete dare costruttivamente un parere su una soluzione diversa alternativa. alternativa alla vicenda che è stata? Che è stata quella poi di realizzare il, eh, il percorso diciamo di una condotta che porta eh, il reflui al, al Depuratore di Sant'Anna. Questa scelta che è stata fatta nel febbraio del 2012, dopo grandi eh, riunioni, difficoltà di ordine burocratico, amministrativo una vicenda sulla quale vi era uh, pesante una guerra di 30 anni, che aveva avuto anche risvolti giudiziari e che ha scaturito tanti veleni che ancora oggi si ripercuotono sulla città, su tante parti politiche. Ebbene, siamo riusciti finalmente a sbloccarla. Questa vicenda si sblocca nel febbraio del 2012, nel marzo del 2012 siamo chiamati a Palermo. Ehm, al, al Dipartimento delle Acque dove finalmente sbloccata questa vicenda diamo a Palermo al Dipartimento delle Acque tutti i progetti che riguardano tutto il sistema fognario della nostra città tutto questo c'è Palermo che c'ha i fondi ebbene Palermo eh, da un anno ha questi eh, progetti che nel frattempo però onestamente occorre ricordare e dire per eh, la verità dei fatti eh, che sono state fatte anche delle conferenze di servizio dal lato idrico eh, di Agrigento, quindi sull'approvazione nel frattempo di questi progetti e tutto è stato mandato eh, a Palermo tutti i progetti preliminari sono stati mandati a Palermo perché si passi alla fase dei progetti esecutivi e quindi alla loro cantierabilità. Ma se non avessimo fatto noi quella scelta nel febbraio del 2012 non si sarebbe sbloccata tutta questa vicenda, che finalmente oggi ecco, è in una fase avanzata di conclusione, l'iter burocratico, amministrativo a Palermo, per il quale abbiamo continuato a fare sollecitazioni al dirigente del settore, al presidente della regione, perché finalmente concluda questo iter, è costante perché finalmente anche questa emergenza diciamo che è stata sbloccata, governata, ma perché finalmente possa diventare un uh, cantiere aperto per porre finalmente termine a una a vicenda che ogni anno è diventata sempre più pesante da, da sostenere. Una postilla rispetto alla condotta che dal villaggio Peruzzo salirà verso il depuratore di Sant'Anna. Il depuratore invece del villaggio Mosè. Che sorte! No, il depuratore, eh, allora il nuovo sistema fognario sostanzialmente della città prevede questo grande depuratore eh, nell'area del villaggio Mosè e, eh, il, che serve quindi tutta un'area che è diciamo, di, agrigento bas, di agrigento a sud, quindi il villaggio Mosè eh, diciamo, tut, di una, è di una parte della zona a mare e poi... Eh, il villaggio diciamo, Peruzzo e la zona ad est ecco, a sud-est della, uh, della, della città che invece, ah, meglio, città, che invece eh, confluirà uh, su questa condotta che salirà su Sant'Anna. Ecco, chiaramente con la realizzazione del nuovo depuratore del villaggio Mosè, eh, gran parte dei reflui saranno indirizzati sul. Depuratore del villaggio Mosè, mentre ehm, a Sant'Anna soltanto a Sant la fascia costiera a, San, a Sant'Anna e di meno, ancora anche di meno diciamo, della fascia costiera verrà riportato su Sant'Anna. Più che altro San Leone sì, e il villaggio, villaggio Peruzzo. Bene, si conclude così l'odierna puntata di tema. Io ringrazio il sindaco di Agrigento Marco Zambuto per essere stato ospite di Teleacras. Grazie anche a voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di tema. Grazie.